Purtroppo oggi diversità etniche e religiose fomentano violenza e guerra anche in nazioni che si definiscono cristiane. Nel 1991 i Testimoni di Geova organizzarono un'assemblea internazionale a Zagabria, in Croazia. Nonostante i primi scontri della disastrosa guerra nell'ex Jugoslavia, circa 15.000 persone provenienti da 15 nazioni parteciparono a questa assemblea. Negli anni 90, oltre 800.000 persone furono massacrate in Ruanda a causa dell'odio tra due tribù rivali. Attenendosi al proprio principio di neutralità, i Testimoni di Geova ruandesi, sia Hutu che Tutsi, rimasero neutrali negli scontri. Dei massacri avvenuti in Ruanda nel 94 ricordo un grande dolore, un'atrocità, tanti morti, famiglie che hanno persi figli, figli che hanno persi genitori, una cosa così grande che in giro di un mese sono morti quasi 1 milione di persone. E la cosa che mi aveva colpito di più è che, al di là di non partecipare, a rischio proprio della propria vita, Testimone di Geova di una tribù, dei Hutu, Testimone di Geova, avevano aiutato, protetto, dei Testimoni di Geova Tutsi avevano aiutato delle persone che non hanno della loro fede, pur rischiando la loro vita, perché in quel momento nessuno si fidava di un'altra persona, quindi prendere una posizione del genere era una cosa abbastanza strana in quel momento. Io sono associata a una comunità dei Testimoni di Geova che parla lingua inglese. In quella comunità siamo presenti otto nazionalità che vengono dall'Europa, dall'Africa, dall'Asia, ed è molto interessante vedere veramente l'unità che fra di noi, benché abbiamo delle differenze di costume, delle differenze culturali, però una cosa ci unisce, è la Bibbia. I Testimoni indirizzano il messaggio biblico a tutti. I Testimoni di Geova sono convinti che i valori contenuti nella Bibbia abbiano il potere di unire i popoli. Per questo ne parlano a tutti mentre, ubbidendo alla Bibbia, cercano di perseguire la pace con tutti.